Zombie apocalypse. Buongiorno ragazze. Ciao a tutte e ciao a tutti. Come state? Spero bene. Allora, nuovo videoblog. Questa volta ve l'ho promesso, che ve l'ho fatto. E niente. Quindi ciao. Quindi nulla, siamo un porto come in giro. Tra bella tempo, ma vabbè. Aspetta un secondo, sì. Nulla. Un po' tutto con me in giro. Oggi è giornata abbastanza allucinante, vabbè. Quindi dovete sapere, uno è il non ho più la tracolla, mi sa tanto che mi devo prendere una tracolla nuova perché questa non ce l'ho più, mi si è rotta. Ci sto parlando di questa borsa qui, vedete, non so se si vede questa, no, non si vede la mazza. Io da qui non riesco a vedere perché c'è molto sole oggi e niente. E quindi finalmente si esce un po'. Devo mettere la mascherina perché non mi fido molto, perché non so se avete sentito, nel mio paese c'è molto gente col virus, col covid, quindi preferisco non acchiapparmelo anche io. No grazie. Cioè, non voglio spargere più la voce per le cose. Aspetta un secondo che qua voglio cercare di abbassare la telecamera, ovviamente, perché ho una busta qua per vedere delle cose, perché a me non vanno più bene, mi strozzano lo stomaco e quindi nulla. Aspettate un attimo, corro di corsa. Io dovevo attraversare e non ho fatto a tempo, pazienza. E quindi nulla, aspettate che qui passo sempre in posti critici dove la gente non si vuole ripresa, ovviamente. E vabbè, allora io adesso passo la maschera, tanto non c'è nessuno. Ok, sono in piazza di chiesa, non so se si vede. Sì, sono in piazza di chiesa e nulla. No, non entro ragazzi, adesso non c'è voglia. Magari dopo off camera entro un po'. E niente. Vedete di là? Quella dopo un'altra casa io. So, tanti anni fa. Sarà stata nel 99, se non mi ricordo male. Nulla. Quindi si sta un po' traballando, forse mi vedo che cammino con calma. Vabbè, Maria, come avete notato, qualcuno di trussato, si vede qualcosa, ma no, io non vedo la mazza. Ok, sì, si vede. Di là si va per le coste e niente, praticamente sto facendo lo stesso percorso che quando vado al porto. Vedete, qui c'è la piazzetta, non so cosa si può notare. Se giro la telecamera poi la gente sembra male, ci rimane male, quindi mi devo girare per forza io. E niente,
quanto molto detto niente, contatele. Già. E nulla. Adesso sto un po' per tutta la via nazionale, sto percorrendo. E me ne vado un po' a fare la bella passeggiatina. Tanto per scrivermi un po' le gambe, ma anche per parlare un po' con voi. Ancora non vi ho fatto questo benedetto che tra i ritmi. Non so cosa sto aspettando. Ma con questo caldo che ne ha voglia di truccarsi? Nessuno. Vabbè. Nel frattempo mi rimetto la maschera perché se vedo qualcuno all'orizzonte, vabbè. Non si sa mai. Quindi, allora, intanto domani devo fare la ceretta. Devo fare la ceretta viso e corpo. E poi nulla. Se riesco martedì vado al mare. Perché così mi prendo un po'. Anzi non c'è perché, no, il mare mi piace, quindi vado. Nulla. Ci sono tanti negozi di abbigliamento e anche i negozi sportivi. Da questa parte, in questo viuzzo di qui, si va per andare al mare. E invece questa qua, vi dicevo, è Falovic, ma si può andare anche di là volendo, da questa parte. Quindi nulla, mi sento un bar. Per i nuovi iscritti vi sto dicendo tutto questo perché chi non conosce Palau, almeno ve lo faccio conoscere già io. Niente, tutto lì. Qui invece sto attraversando un benzinaio. Tutto vi sto dicendo. Praticamente, ragazzi mie. E nulla. Già. Adesso vado un po' dai zii. E devo sopra la telecamera perché non voglio che poi debbano dirmi cosa. Vabbè, loro si vogliono riprendere lo stesso, però io preferisco di no perché se c'è gente mi gli di no, appunto. Non capisco se c'è mia cugina. No, non c'è mia cugina, ok. Non è bene, niente. Allora, vabbè, adesso io chiudo e ci vediamo dopo, dai. Aspettate un secondo se riesco a chiudere. Eccomi qui. Allora, dunque, sono passati i mezzi, ho salutato tutti, non tutti tutti perché alcuni erano impegnati, però niente. Allora ragazzi, ora mi dirigo proprio quasi vicino sotto il palazzo dove abitavo io quando ero piccola con mia madre. Ovviamente non ve lo faccio vedere perché è privacy, però è proprietà privata, perché capirete bene che da quando ero piccola adesso mi sono trasferita in un'altra casa, quindi non è a caso di farvi vedere niente, però ve lo sto anticipando io dove abitavo quando ero piccolina, in una piccoli ricordi di famiglia, nulla di che. E niente, adesso sta borsa, aspettate che me la metto da un'altra parte perché mi sta veramente scocciando a dir poco. Ecco qua. Vabbè, camminerò un po' storta, ma chi se ne... E niente. Quindi... Non lo so, ma siete zozzi qui, sì. Ok, vabbè. Comment. E niente, scusate se vado per terra, ma... Non voglio inciampare, quindi mi tocca guardare per terra. E nulla. Allora, sperando che non mi disturbi il video. Non mi faccia copyright su YouTube. Che non ho proprio voglia di copyright, quindi nulla. Allora, ieri volevo vedere qualche film su canale 5, ma alla fine non ho guardato un bel niente, non so neanche cosa ci fosse su Rai 1, su Rai 2 non ne ho idea. Mi pare che c'era, non so, non mi ricordo neanche, mi sa che manco mi interesserà a voi. Alla fin fine
Non sono andata a letto, niente. Mi sono coricata, mi ho voluto un po' di fresco, il poggiolo prima di coricarmi. Mi ho preso una bella tisanuccia. E poi nulla. Mi sono coricata. E forse anche un bel sogno, tra l'altro. Non ve lo racconto perché sono cose mie private, sono privacy. Sono top secret, come dice Elisabetta Canalis. Vabbè, dettagli, quelli sono. E niente. Quindi sì, mi è piaciuto il sogno che ho fatto. Peccato che non ve lo posso raccontare, perché se no qualcuno qua potrebbe pensare male, e non è il caso, vabbè. Che dirvi? Mi sto portando dunque, adesso qua sono al porticciolo, non so come cavolo si chiama, però vabbè. E nulla. Sto andando verso il comune. E dal comune mi recco verso casa, tanto non ho fatto nulla. Oggi è una passeggiata lunga fino al porticciolo. E nulla. Dunque, sono un po' stanchina, però ci sta, c'è questo caldo allucinante. E non si può restare. Però se trovo la maschera è peggio, perché allora aspettate un secondo. Ok, allora qua c'è un tratto un po' stretto e anche un po' scomodo, ma va bene. Ok, facciamo perdere, è meglio. No comment. Già. Allora, che dirvi? Tra un po' torno a casa, dopo questa breve passeggiata, che per me è come se passi, come sto parlando, vabbè, ce la farò a parlare? Non lo so, vabbè, te la tolgo perché sto crepando. Questa mascherina. Allora, dicevo, per fare questa camminata sembra che fossi come se fossi facendo ginnastica. Sì, non so se mi sono spiegata, perché non mi spiego io, ci metto un'eternità per spiegarmi, però vabbè, dettagli sono questi, come dice Cristian Manzini a me. Dici dettagli? Sì, dettagli. Vabbè, niente. Quindi non mi costa le macchine, ops, però l'attimo se vuole su YouTube, vabbè la taglio ragazza, come devo dire, la devo tagliare. Devo tagliare ogni volta. Io dico qualche brutta parola, vabbè. No comment. Già, o la lascio, non lo so, vediamo. Se la lascio la lascio, se no la taglio. E poi nulla. Allora, sto qua, sto percorrendo l'altra via che non so come cavolo si chiama. Ma non me ne importa niente, allora c'è una via qui, no, non lo so, vabbè. Allora, qui e via Capodorso ovviamente. Sì, certo, come no, ovvio, sì. Non mi sono sbagliata, certo. Oh, Melania, Melania, mamma mia. Come dice mia madre, no, Melania, Melania. Oppure Veloschi, boh, vabbè. Allora, qua in mezzo c'è una finestra tra le quali abitavo io. Non ve lo giro come ho appena detto perché sono privacy, però è così. E nulla. Mamma mia, che caldo, che stanchezza. È così ragazzi, c'è caldo, però si sta bene, dai. Mi ho dimenticato la protezione solare, che palle. Mi ho dimenticato proprio la protezione solare, vabbè, non importa, se mi scotto, non importa. Certo, in fascia non mi sono mai scottata, poco ma sicuro, l'unico punto dove non mi scotto. Però, qui nel décolleté, nelle spalle sì. Allora, con la piazza lì in mezzo, la vedete? Lassù. Sì, proprio lì abitavo io quando ero piccolina. E vabbè, dai,
Ora andiamo a casa, edito questo video e poi lo metto su YouTube, perché sono già stanchina, diciamo la verità. È caldo che ho. Non ho manco preso una bottiglietta d'acqua per dissetarmi, vabbè, che intanto non la bevo mai o quasi proprio per niente, se è meglio dire, però almeno un goccino me lo potevo portare d'acqua e vabbè. Spero per la prossima volta se faccio altri video vlog, sperando questo video appunto, non l'ho detto all'inizio né alla fine, come in questo caso lo dico quando sto per attraversare. Se vi è piaciuto appunto questo video, mettete un bel pollice all'insù, come dicono gli americani, un bel thumbs up. Allora, non vi chiedo l'iscrizione perché mi sembra inutile, se volete vi iscrivete, se no fate come vi pare, ma non mi interessa l'iscrizione per forza, le visual non me ne importa una mazza, però se volete mettermi un like fate pure, questo mi farebbe se no che piacere, e fatemi sapere sotto un commento se sto video era troppo lungo o meno, ok? E li accorcerò, ok? E niente, adesso devo attraversare se riesco. Ok, mi hanno fatto attraversare per pietà, vabbè. Niente. Allora, io tra poco vi saluto perché veramente sennò questo video diventa eterno. E nulla, mi ha fatto piacere parlare con voi perché qua su YouTube ho conosciuto delle vere e proprie persone autentiche che mi fanno piacere quando parlo con voi, e soprattutto ho veramente intenzione di fare una live su YouTube e su Instagram. Non lo so perché sono poco attiva, quindi devo vedere un po' poco attiva e non lo so, vediamo, ci penserò su. TikTok ce l'ho, perché qualcuno mi ha chiesto se ho TikTok, sì ce l'ho, ma ho pubblicato 3-4 video miseri, nulla di che. Comunque, allora, siamo già a quanto? In su, 9 minuti di video, vabbè. Stringerò le ragazze, ok? Bene, io da questo posticino splendido e fantastico, come suol dire, esagerata che sono, vi saluto, ciao, e ci vediamo quando? A un prossimo video, ciao, ciao ciao. Zombie apocalypse.